dobbiamo porci la questione grande della pretesa di comportamenti sobri da parte di tutti coloro i quali rivestono incarichi politici e istituzionali. Io credo che ci siano almeno due o tre proposte da poter lanciare: l'abolizione di un istituto di casta come senatore a vita. A me mi è costato un processo questa roba con Giorgio Napolitano, ma credo che sia una battaglia che va fatta, soprattutto perché il Senato di domani rischia di essere determinato un'altra volta dai senatori a vita. Partire subito con questa proposta è quello che ho proposto per la regione con i consigli malati, via ogni traccia di auto blu per dirigenza e politica. Ognuno di noi se la paga, l'autista, abbiamo gli stipendi, non c'è bisogno, perché dobbiamo dimostrare, la potere di tornare a dimostrare di essere fatta da persone normali. Questa è quello che sia la grande scommessa che dobbiamo mandare. E poi la riduzione ovviamente di quelli che sono gli emolumenti ingenti degli apparati, ciao Ruggero, dell'alta burocrazia, oltre che della politica, perché anche queste sono questioni sulle quali dobbiamo ragionare. Queste le proposte del segretario nazionale della destra, Francesco Storace, intervenuto alla riunione della direzione nazionale del partito per sciogliere le ultime riserve in vista delle prossime elezioni nazionali e regionali del Lazio. Nell'occasione Storace ha manifestato la volontà di scegliere accuratamente i propri alleati politici in memoria del recente passato. La prossima campagna elettorale come la dovremo giocare? Noi si accetteremo di far parte di una coalizione. Ma se finisce lo stracismo nei nostri confronti... E il 2008 si chiama Gianfranco Fini per noi, questo non ce lo dobbiamo mai scordare tutta la vita, e non è una fissazione, perché è chiaro che adesso la cosa più facile che ci posso dire, ma che ci avete l'ossessione? Sì, perché siamo stati traditi, ed è sangue che scorre quando mi tradisci, perché poi hai tradito anche gli altri, hai tradito l'Italia. Durante l'incontro al quale hanno partecipato tutti i vertici del partito, Storace ha delineato la direzione da percorrere da qui alle prossime scadenze elettorali come punto di partenza verso il voto di febbraio. Con la riunione della direzione nazionale, la destra avvia la mobilitazione per le elezioni politiche. Siamo disponibili a fare coalizione col centrodestra a condizione di trovare contenuti programmatici a partire dalla sovranità del nostro popolo che diano soddisfazione a un elettorato che ha necessità di ritrovarsi attorno a parole d'ordine chiare e un messaggio che parta anche dai territori e nota la nostra disponibilità alla candidatura nel Lazio, esattamente come Maroni in Lombardia. Chiediamo rispetto anche per questo.